Interviene Marina. E questo è l'ultimo intervento, quindi in qualche modo conclude gli interventi. I soliti siti di Ferro, una cosa, poi ci sono in tempo qualche giorno. Buongiorno a tutti. Che cosa devo pensare di questa manifestazione di oggi? Sono abbastanza avvilita, perché avrei voluto vedere tanti quota 96, che oggi sono 104 come me, ma soprattutto tanti precari, perché noi la staffetta la diamo a loro. E dove stanno? Dove stanno? Io sono arrabbiata quanto voi, ma moltiplicato per due, perché come docente sono arrabbiata, perché mi hanno rubato un diritto a metà anno scolastico e mi hanno tolto la libertà di decidere del mio futuro. E come seconda arrabbiatura c'ho quella di essere la mamma di un ex studente disabile al 100%. Oggi ha 23 anni, è stato tolto dalla scuola pubblica perché veniva maltrattato non dai grandi, dai compagni più grandi che lo deridevano. E adesso sta da 4 anni in un centro semidiurno che io chiamo amorevolmente lebbrosario d'amore. Mio figlio avrebbe avuto molte più potenzialità e mi ritengo fortunata rispetto a tanti altri genitori che magari sono nelle condizioni più disperate. Alla scuola io ho dato tanto, ma io voglio parlare ai precari soprattutto, perché tanto noi quota 96, 100, 104 le sappiamo le cose. Sono 3 anni, qualcuno più paziente di me ha colloquiato con queste persone che ci governano, ma non sono questi ultimi. La scuola, come ha detto chi mi ha preceduto prima, ha bisogno di essere cambiata alla base, perché non c'è rimasto più niente nella scuola. La scuola è stata spolpata da un branchi di pirana che l'hanno essiccata. Nella scuola non c'è più niente, ci sono solo 28 visetti che ascoltano il nostro parlare nelle classi, pronti ad assorbire quello che noi insegniamo, e che lo facciamo con passione nonostante tutto, perché per me vengono prima loro e poi il resto. Però il diritto, la scuola è un'istituzione dello Stato, deve preparare i futuri cittadini. Noi lavoriamo con loro e la scuola però non ha più nulla. Le classi sono diventate di 28 con 3 handicap dentro, programmi individualizzati per ciascuno divisi in 5-6 fasce, ore di lavoro dietro a casa, correggi i compiti, fai quello, non ci sono laboratori, non ci sono strumenti. Io insegno arte, ho dovuto comprare 2 secchi nel 2010, perché quelli della scuola non me li davano più, servivano ai bidelli, me li lavava per terra e ogni volta si trovava un secchio. Me li compro da sola, ci ho scritto il nome e stanno nel bagno delle bimbe e dipingiamo in classe senza sporca niente. Ma che scuola è questa? Che scuola è? È quella. Allora io dico ai ragazzi, ai giovani, ragazzi, voi avete un compito, vi voglio vedere, dove sono i precari? Venite qua davanti che vi voglio parlare, voglio vedere i vostri visi, per cortesia venite avanti. Siamo anche qui. Allora il mio è una rabbia forte, perché la scuola è stata deprivata di tutto. Di tutto, sarà per diventare definitivamente un'altra piccola azienda come la sanità, che non è più per i cittadini. Gli dà le molliche, i ragazzini. Noi facciamo la legge sulla sicurezza, la seguiamo, i corsi, telematicamente, 4 ore a scuola, sentite le baggianate che ci raccontano e che ci hanno dettato le risposte sui test. E siamo rimasti allibiti nella mia scuola, che è una delle più belle di Roma ed è carente. I genitori ci aiutano, ma perché ci devono aiutare i genitori? E anche sempre meno, perché
abbiamo dei ragazzi con i genitori senza lavoro in questi ultimi 2-3 anni, professionisti che non hanno lavoro. Allora io dico, voi giovani, ma se non lottate adesso non avrete nulla. No, io non lo so come sarà il futuro, ma certo che io per arrivare oggi e potermi andare in pensione nel 2015 con 42 anni di contributi e 6 mesi, io ho cominciato che facevo l'Accademia di Belle Arti e facevo le supplenze, quindi ho iniziato nel 72. Voi mi dite che sarà la vostra vita, ma dovete lottare. Dovevate stare qua oggi, 400.000, 100.000. Noi siamo anziani, sentite, io ce l'ho la voce ancora perché ho imparato a lottare per tutelare i diritti di mio figlio. Io vengo sempre dopo di lui, è normale, avrei desiderato, ogni mamma desidera il meglio per il proprio figlio, che sia autonomo, che si governi, che possa formare una famiglia e che possa essere un cittadino con la C maiuscola, adempiendo i suoi obblighi, ma deve avere i suoi diritti. A mio figlio questo non gli è stato concesso da qualche entità sovrumana, però c'è la mamma che veglia su di lui, e questo io lo vedo nelle classi dei miei alunni. Cioè, non c'hanno niente, i bambini disabili non hanno nulla a scuola, hanno 6 ore su un monte ore di 5x6:30. Allora quello che è gravissimo sulla sedia a rotelle, può stare più di un'ora seduto perché è pieno di vesciche a 12 anni e lo sdraiano e gli fanno i massaggi quelli del comune, va bene, gli operatori del comune, perché mica ce l'hanno tutti l'operatore del comune, pochi, i gravissimi. Invece la scuola, allora, o torna Erode e promulga un editto che tutti quelli che non sono normali devono essere eliminati, perché sennò per loro non c'è posto. Guardate ragazzi, che io mi sono battuta, io passavo 20 giorni al provveditorato a luglio per far sì che venisse data una cattedra a mio figlio, e poi che succedeva? Andavo al monte ore della scuola e mio figlio rimaneva sempre con 6 ore, e io mi sono battuta, ho detto vado ai giornali, non può essere, perché io ho certificato mio figlio perché ha necessità di aiuto. Se non l'avessi fatto, la scuola avrebbe avuto un docente in meno. Tutti quei, è un diritto suo, e invece sono le molliche. E guardate che da decenni a questa parte la scuola è stata spolpata, c'è l'osso. Voi precari vi prendete un osso in mano, e questo osso dipenderà da voi, dalla vostra passione, dal vostro amore, dalla vostra voglia di risorgere per far sì che i nostri futuri cittadini godano della nostra Costituzione, perché non c'è più rispetto per nessuno. Siamo diventati senza valore. La persona, non c'è più la persona. Siamo dei numeri nelle mani di governi che si arricchiscono, di ladroni, perché tutto quello che ha rubato il signor Fiorito alla regione, a Roma, doveva essere restituito alle circoscrizioni, perché noi abbiamo da 15 anni che io chiedo le tende antincendio. In questa bellissima scuola ci sono 29 aule, tutte col sole. Roma fortunatamente c'è il sole fino a dicembre certe volte, i gerani fioriscono fino a Natale e ad aprile comincia a far caldo. Bene, dalle 8:15 di mattina alle 2:15, tutto sprangato, perché sennò si ustionano sul collo, sulle braccia, ieri specchi al sole sul libro, sul quaderno, e non si può fare lezione. Al buio col neon. Ma io genitore, ma che mando mio figlio a scuola 6 ore per rovinarsi la vista?
Mia sorella ha lavorato in banca per 30 anni, gli è venuto il glaucoma a forza di vedere nello schermo attaccato del computer de sta neon. Ma i genitori queste cose le devono sapere, non devono più finanziare un accidente. La scuola è di tutti e la scuola deve pensare e provvedere al sostentamento dei suoi utenti.